Direttore Miccio, una serata bella ricca per l'area marina protetta, una serie di iniziative in cui ovviamente è protagonista anche la Guardia Costiera. Ecco, quanto è importante per voi questa manifestazione e soprattutto spieghiamo un po' le iniziative che vi vedono protagonista. Sì, in realtà noi abbiamo colto l'occasione di avere qui la Capitaneria di Porto per poter fare insieme questa attività di divulgazione, perché siamo sempre più convinti che per poter, diciamo, proteggere l'ambiente che ci circonda lo dobbiamo conoscere bene e per conoscerlo bene c'è bisogno di far capire a tutti quali sono le bellezze che sono sotto i nostri mari. Abbiamo utilizzato, diciamo, questa mostra di foto subacquee per questo motivo qua e speriamo che poi di portarla in giro per l'isola più avanti, quando sarà finito il periodo, diciamo, del grande caos e poter fare poi una serie di incontri sugli habitat sottomarini. Si presenta un libro in cui si parla di tutte le aree marine protette, che sono ovviamente un tema su cui ancora si dibatte. Ci sono alcune aree marine protette che sono più avanti, altre che si stanno sviluppando, altre che sono più indietro. Guardando anche a tutte le iniziative della Guardia Costiera, tutela ambientale, la stessa mobilità sostenibile, che cosa può fare Ischia? Qual è l'obiettivo dell'area marina Guarda, protetta Regno di noi Nettuno? siamo, diciamo, siamo ripartiti, secondo me anche abbastanza bene. Per quest'anno sì, io speravo di poter mettere già finalmente, diciamo, una serie di ormeggi che non siamo riusciti a mettere per quest'estate, ma credo che finalmente potremo offrire anche dei servizi ai cittadini che si renderanno conto, diciamo, dell'importanza di avere un MP. Un MP non deve essere un impiccio, non deve essere un problema, deve essere un'opportunità. Se riusciamo noi a fare bene il nostro lavoro e nei limiti di quelle che sono, diciamo, le nostre possibilità, io credo che quest'idea di poter utilizzare l'AMP, di poter vedere l'area marina come un'opportunità per tutti, è l'idea migliore per poter guardare al futuro.